No, I'm not a writer. Cucù, guardati. Stavo provando a vedere se succedeva tipo col microfono quando lo metti vicino alla cassa che fischia, mentre il video non fa niente. Vedi la GoPro che riprende se stessa. Oh, che poi sembro sempre quello pittimano, quello che si lamenta, come... Però è vero, cavolo, tutte a me. Cazzo culo. Dove sei, Yuri? Oggi sono in un distributore, ho cenato, mi sono fatto la doccia qua. E ciò, perché in un distributore con tutti i posti belli che conosci? Perché d'inverno è venuto fuori, cioè d'inverno, diciamo, facendoci le docce e lavando abbastanza i piatti, che il pannello non ce la fa assolutamente. E quindi, diciamo, da settimana ciappo e gli do la caricatina, ma soprattutto, insomma, uso tutte le cose che ciucciano più corrente, tipo la pompa dell'acqua per le docce e per lavare il camper o per ricaricare i miei tramacci, o l'aspirapolvere per passare l'aspirapolvere, hai capito? E così, adesso niente, devo prendere un altro pannello, però prima di prenderlo è il caso che vado su a vedere quello vecchio come è collegato, perché si è collegato, cioè collegato, come è attaccato, si è attaccato in quella specie lì di porta oggetti che ho sopra, siamo a cavallo, posso farmelo montare da tante persone, no? Cioè da tanti elettricisti, elettrauti, eccetera. Se invece c'è da bucare, lì è un discorso molto più delicato, bisogna andare in un centro dove fanno camper, capisci? Vabbè, dai, 2 minuti, andiamo più vicino al lavoro, nel parco lì, e se voglio carico un video, se no lo monto, lo carico, anche se mi pare li ho caricati tutti, non so, devo controllare, e dormo perché sono indietro di sonno, fuori maniera. Ho letto un libro fantastico di una cara amica, fermo che trovo da prendere, un'avventura che ha veramente del zingano, no, a parte gli scherzi. È un libro che, quando lo Yuri non trova le parole per descrivere una cosa, credo sia il complimento più bello. Comunque un libro molto forte, molto molto profondo, è un romanzo, l'autrice è Laura Greboldo, storia di un uomo che voleva salvare il mondo, e te lo consiglio vivamente. Quando lo leggerai capirai perché non mi sono neanche tanto dilungato, non mi sono azzardato a descriverlo. Libro di facilissima lettura, è il succo, che è molto molto profondo, capisci? Credo che il dizionario forse l'ho preso un paio di volte. Mamma mia, quando leggevo ad esempio Jung o Coso, quello che ha scritto Minima Moralia, com'è che si chiamava? Porco cane, non me lo ricordo neanche più. Beh, lì c'ero perennemente col dizionario in parte. Questo no, questo è veramente di piacevole lettura, è un'avventura veramente che ha del fantastico, molto coinvolgente. Tieni conto che io leggo prima di andare a dormire, quindi di solito io leggo massimo 2 pagine. Questo l'ho finito in 3 step, quindi attira molto. È un libro che consiglio soprattutto a chi ha lo spirito un po' zingaro, no? Un po' a chi cerca l'avventura, a chi cerca se stesso, a chi prova a azzardare, no? A spingersi nell'ignoto, nel nuovo. Te lo consiglio veramente. Non perché è un'amica, ma proprio, anche per quello. Però, vai, poi mi dici. Non avevo gli occhiali, ecco perché non ci vedevo un cacchio. Pensavo che ero io un po' così, invece. E questo, ti presento il mio zingarissimo asciugamano blu, che fa in pandan col bagno che ho fatto, tutto in microfibra. E forse ne ho presi anche per le mani in microfibra, in ogni caso, diciamo, tutti gli asciugamani che ho preso sono comunque di questo blu qua, di questa specie di blu cobalto. Oh, non hai la minima idea di quanto stia apprezzando il regalo della ventola, tra parentesi fan in inglese, Cesare e consorte, cioè, ma
tra le varie cose che mi ha regalato, quelle che ho veramente più apprezzato sono gli oscuranti termici, strapesantissimi, strafighi. Dall'altra parte sono rifrangenti per il sole, no? Interni ed esterni, sai, una cosa. Allora, ti spiego, questo ti può tornare utile perché era un mio grandissimo cruccio, no? Il discorso degli oscuranti termici per il vecchio ducato che non si trovano. Allora, loro avevano, io il mio ducato del 92, loro avevano un ducato quello successivo, quello tipo, sai, degli anni 2000, no? Per capirci. E ti posso assicurare che la parte fuori è perfetta, cioè ci va proprio, sembra la sua, cioè calza veramente a pennello. Quelli interni no, però ti spiego come funziona. Allora, sul vecchio ducato, passo davanti. Ah! Oh, ancora lo stomaco intorcolato dagli antibiotici. Allora, questo è il laccio dell'oscurante esterno, no? Che quindi va per dentro e gli possiamo infilare un angolino. Non so se sono le sbavate di cane pericoloso, ma le ventose non tengono niente. Quindi per cui, seconda parte gliela metto qui, incastrata nel poggiabraccio, lì nella rotella dell'alzacristalli e un pochino qui, vedi che c'è un bordo qui nella porta e ci sta perfettamente nel bordo. Più o meno stessa cosa qui. Per quanto riguarda la parte davanti, avanzi un bel pezzo, però lo puoi girare. Cioè, anzi, così ti copre magari anche le ventoline di areazione, quindi forse è meglio ancora così, no? Lo tieni fermo, vabbè, ovviamente con il parasole. Qua ci ho messo i dadini per tenerlo fermo. Ma li metto anche d'estate per coprire, sai, quella V che crea il separé, diciamo, per il bastone dello specchietto. È eccezionale, cioè, senti veramente ben qui bentato. Io tiro la tendina comunque, però, perché viene comunque un po' di freddo da sotto, no? Capisci? Però è tutta un'altra roba, è tutto un altro mondo. Io tiro la tendina per separare la cucina. Guarda che bella tenda. Questa è un po' cortina, eh? Con la nonna abbiamo preso le misure un po' così, diciamo. Quella è perfetta, quella è cortina. Vabbè, se no cortina da un pezzo, cortina nel senso cortina di un pezzo. E ciucciati gli accessori nuovi. Allora ho messo i due pici per mettere i guanti, no? Così mi sfruttano questo spazio qua. Questa taschina elastica che non so cosa serve, però era bella da vedere. E altri pici, ovviamente, vedi, pici per attaccare i cosi qua, altri pici là, altri pici ancora sopra, pici everywhere.